Allora ragazzi, Spagna, ma non solo Spagna, come affittare un'auto a poco prezzo, ok? Adesso io, noi l'abbiamo presa qui all'Europcar, comunque sono i più grandi concessionari, e qui ce l'hanno dei bei mezzi, Mercedes, Jeep, tutti quelli lì, guarda anche qui, tutti, ce ne hanno svolontà, cioè noi non è che anche di là, vieni a vedere di là, anche di là, vedi? Tutti Mercedes e compagnia varia. Come fare ad affittare? Come fare ad affittare una macchina a poco prezzo? Prendere un hotel a poco prezzo? Prendere anche un volo a poco prezzo? Ma soprattutto come prendere una macchina a poco prezzo? Non è difficile fare una cosa del genere, ragazzi. Tu di più che si fa di qua? Allora, per fare una cosa del genere bisogna fare l'esatto opposto di quello che fanno i miei haters. Beh, a parte che i miei haters non viaggiano, quindi... Allora, bisogna cercare di non passare la propria vita sul web o sulle chat di WhatsApp a fare i perdigiorno. Bisogna semplicemente iniziare a far ballare l'occhio, come si dice, fa ballaloccio, essere un po' intelligenti. Allora, se ti iscrivi a tutte le newsletter, se vai a vedere tutte le promozioni, se ti iscrivi vai a vedere tutte le varie finestre di occasioni che ci sono periodi in cui le società grosse di affitto dell'auto, ci sono dei periodi in cui fanno degli sconti, delle finestre con degli sconti promozioni assurde. È chiaro che non potete pretendere di andare, anche se io se c'ho il mio che me l'affitta tutti gli anni lì e mi fanno sconto alla Madonna, vabbè, quello mi conosce, io se ci vado dalla vita a Ibiza, però è chiaro che non potete andare al 15 d'agosto a Ibiza a pretendere di avere uno sconto, questo è logico. Però se andate fuori dal periodo che è quello agostano, ragazzi, la gente si muove sempre di meno, le società hanno un mare di auto e le devono buttare fuori, ragazzi. Per loro tenerla lì è più un danno che non buttartela fuori ad un prezzo veramente ridicolo come siamo riusciti a prendere noi. E l'abbiamo preso non perché il mio amico ha degli sconti particolari o perché io ho degli sconti. No, lo potevate fare benissimo, tutti lo potevano fare. Semplicemente siamo stati intelligenti per via di una finestra di sconto a prenderlo. Da lì poi ti puoi costruire il viaggio, cioè è tutta una cosa che si incatena, cioè l'affitto della macchina, il viaggio in un determinato periodo, cioè ragazzi, cioè, se si parte il venerdì, si rientra la domenica, generalmente è molto più caro che non rientrare a metà settimana, lunedì o il martedì. Lo stesso vale per il discorso delle auto. Magari durante la settimana le trovate di più che non magari il weekend, perché la gente si muove di più. È tutto un concatenarsi. La prima cosa, secondo me, che dovete fare è, se uno parte, la prima cosa fondamentale è trovare il biglietto dell'aereo a poco prezzo. Da lì ti puoi costruire tutto. E vederti anche il discorso della macchina. Cioè, se comunque vedi che in quel periodo le macchine costano poco, se hai intenzione di, ovviamente, prendere una macchina in affitto, perché magari uno parte non ha intenzione di prendere la macchina, quindi se non hai intenzione di prenderti una macchina in affitto, prima cosa da fare è il volo, seconda cosa è dove stare. Non è mai dove stare e prima il volo. Se invece decidi che ti devi muovere per molti giorni e quindi il prezzo dell'affitto dell'auto ti può costare tanto, allora prima cosa guardi la finestra del prezzo dell'auto, poi prendi il volo e poi dove stare. Ok? Però lo ripeto, se decidete di viaggiare, se decidete di fare vacanze, l'affitto dell'auto con tutte le più grandi compagnie che possono essere Europcar, le altre cose che Avis. Sono, Avis, Hertz e compagnia varia, buttano fuori, se siete iscritti alle loro newsletter, quindi ai loro sconti, dovete iscrivervi, vi mandano un mare di offerte. Ma anche lo stesso EasyJet continua a mandarmi: oh, hai intenzione di volare per gennaio, hai intenzione primavera 2023, guarda che c'è questo sconto della Madonna. Cioè, il discorso è questo:
più viaggi, più ti mandano offerte. Più viaggi, più hai sconti. Più viaggi, più hai sconti. Quindi se viaggi poco, sicuramente hai meno sconti. Se più viaggi, sei più abituato a sapere quello da fare. Però, ragazzi, funziona così. Anche quando aprono le nuove tratte di volo, costano una cretinata. Io mi ricordo che andai a Valladolid con Ryanair al tempo, appena hanno aperto la linea, cioè andai con 10 euro. Dovete capito, cercare comunque di iscriversi alle newsletter di tutte le compagnie, di tutte le compagnie, le più famose, Rockcar, che ne so, Hertz, Avis, tutte queste hanno tutte dei siti che possono farvi delle offerte. Chiaro che se voi decidete di partire e guardate il volo, guardate quello che costa due giorni prima, lo pagate un occhio della testa. Cioè, l'auto che magari io ho pagato, magari andando via 200 euro, voi l'ha pagato 800. Dovete molto anticipare. Quando si viaggia, bisogna anticipare molto, bisogna programmare mesi prima, ok?